Un gesto, un'azione di una gravità inaudita. E colgo l'occasione per rappresentare la gran parte della cittadinanza che sicuramente è vicina al comandante, alla dottoressa Lopez, Rosalinda, e a tutto il comando che grazie a lei ha avuto un rinnovato impulso e sta facendo veramente tantissimo e bene per il paese. Quindi sicuramente tanta amarezza, però queste cose devono spingere il paese, le persone per bene, chi ci crede a far sì che in questo paese rinascono i sentimenti di condivisione, di rispetto delle regole, di tutto quello che forse nel tempo piano piano un po' si è perso. Io sono vicino alla comandante, a tutto il corpo della Polizia Municipale e quindi solo con un impulso a riprendere quello che stiamo facendo e a continuare con una richiesta assolutamente che parte dal sindaco, da tutta l'amministrazione comunale, quella di avere lo Stato, le istituzioni tutte vicine. E di fare tutto qualcosa alla sua eccellenza il prefetto, ecco, che venga assolutamente sicuramente non mancherà una convocazione a un tavolo dove avrò modo di rappresentare i miei sentimenti ma anche le necessità di questo territorio. Quindi è una giornata sicuramente sì, poco fa eravamo lì tra di noi e c'è stato il capogruppo che con un'altra consigliera e altri rappresentanti sono venuti a trovarci a esprimere la vicinanza e la solidarietà alla polizia locale e alla comandante, e l'intento è quello assolutamente di condivisione e di far sì che ogni situazione che non rispettino o quelli che sono i principi di legalità, di rispetto delle regole, venga assolutamente e definitivamente soppresso definitivamente da questo paese, perché la stragrande parte della cittadinanza è fatta di persone per bene e oneste, ma non manca un coacervo sicuramente di malaffare, di gentaglia, e quindi dobbiamo capire la matrice e il perché, che non è mai giustificabile, e fare qualsiasi azione per poter scoprire i colpevoli di questa azione indegna, ecco, che è contro il paese. Continua l'attività della Polizia Municipale, giusto? Anche assolutamente. Non è che vi arrendete a questo? Ecco. Assolutamente, assolutamente. Dobbiamo far sentire da parte dell'amministrazione siamo qua per questo, e la cittadinanza, le associazioni, tutta la società civile dovrebbe stringersi intorno al nostro comandante, alla polizia locale e a tutti coloro che vogliono condividere quei principi di legalità e rispetto delle regole.